Un po' di esperienza ce l'ho, però è sempre una sfida nuova, è sempre un inizio nuovo che è uno stimolo per me e spero che sia uno stimolo anche per le persone di qui. Resterà 9 anni a servizio della parrocchia Santa Maria Assunta a Montecchio di Vallefoglia. Grande festa sabato scorso per l'entrata di Don Marco Di Giorgio, dove una numerosa folla di fedeli ha salutato il nuovo parroco. Anche Pesaro, come Fano, in questo mese di settembre sta insediando nelle varie realtà del territorio 7 nuovi preti che entreranno subito in servizio nelle parrocchie. Don Marco, che sostituisce Don Orlando Bartolucci, scomparso qualche mese fa, è stato accolto dall'arcivescovo Piero Coccia, che ringrazia i numerosi sacerdoti che si sono resi disponibili al cambiamento delle comunità e agli incarichi dati. Io credo che questo sia un momento anche importante di impegno e di vitalità per la vita della comunità. Cambiare significa anche immettersi in nuove realtà, significa nuovi orizzonti, nuove prospettive, altre sollecitazioni. E quindi faccio l'augurio ai nuovi parroci, a cominciare da Don Marco, che questa sera ha preso possesso di questa cara comunità e numerosa comunità, ma anche l'augurio lo rivolgo a tutti gli altri, perché questo nuovo cammino rappresenti un grande momento di crescita nella fede sia per i parroci ma ancor più per le comunità. Presenti alla cerimonia il primo cittadino Palmiro Ucchielli insieme ai vari rappresentanti delle associazioni locali che hanno voluto far sentire la loro vicinanza al parroco. Don Marco Di Giorgio, nato a Pesaro il 10 febbraio del 1960, è sacerdote da ben 36 anni ed è stato scelto per guidare una delle comunità più impegnative della diocesi pesarese, la seconda in ordine di grandezza. Eh sì, è una parrocchia impegnativa, nel senso dal punto di vista quantitativo, anche dal punto di vista della grande eterogeneità delle persone, ci sono tanti extracomunitari. Però la cosa bella è che mi sembra, adesso come prima impressione, c'è anche una grande unità, una grande collaborazione tra tutte le associazioni, le varie realtà, anche con queste associazioni degli stranieri. C'è una Caritas che lavora moltissimo, insomma ci sono tante realtà vive, c'è la Proloco, c'è la Croce Rossa, insomma, e tutte sono molto unite, mi sembra, con quello spirito bello dei paesi, ma qui parliamo quasi di una città di Vallefoglia. E quindi io penso che ci sia anche la possibilità di crescere molto come comunità cristiana e come comunità civile, di lavorare tutti insieme per il bene di questo territorio. Intanto grazie a tutti, grazie a Monsignor Arcivescovo, alle autorità, a tutti voi che siete venuti.